Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui con uno speciale di San Valentino. Ogni anno per questa data faccio un video particolare, un video a tema, ce ne sono di diversi tipi, alcuni anni mi sono concentrata su delle coppie iconiche delle storie che amiamo, in particolare ad esempio ho fatto degli approfondimenti su Ron e Hermione e su Aragorn e Arwen, altri anni come ad esempio lo scorso anno ho fatto video un po' più leggeri sulle coppie che odio delle serie TV, ad esempio, ve lo lascio qui nelle schede se volete recuperarlo. Quest'anno ho pensato di fare qualcosa di ancora diverso e ho deciso di mettere insieme un video speciale di San Valentino, quindi che abbia una tematica romantica, e un video della rubrica Il tè dello scrittore, ovvero quella rubrica dove vado a darvi consigli di scrittura basati sulla mia esperienza di scrittrice e sugli studi da autodidatta che ho fatto come aspirante scrittrice, e dove parliamo a volte anche dei cosiddetti tropi narrativi, le cosiddette trope talks in inglese. Il risultato è stato questo video dove andremo a parlare di tre tropes narrativi del genere romance in particolare, ma che in realtà possono essere applicati anche a romanzi di narrativa generale o a romanzi fantasy, quindi di genere, di altro genere, purché ovviamente abbiano una componente romantica all'interno della propria storia. Parleremo quindi di questi tropes narrativi, cercheremo di capire anche qual è la differenza tra trope e cliché e del perché spesso questi specifici trope narrativi vengono considerati dei cliché all'interno delle storie. Quindi cercheremo di capire come evitare il cliché e come invece poter sfruttare positivamente il trope narrativo. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Vi ricordo anche che potete trovarmi su altri lidi come Instagram, TikTok e Wattpad. Su quest'ultima piattaforma trovate le mie fanfiction a tema malandrini, ce n'è per tutti i gusti. Adesso però bando alle ciance e iniziamo. Prima di andare sull'argomento di oggi, quindi prima di parlare nello specifico di questi tre tropes romantici e del perché spesso vengono così odiati e vengono scambiati per cliché, e quindi capiremo se sono sempre dei cliché, spoiler, no, non lo sono sempre, se fatti bene anzi sono degli espedienti narrativi che possono essere utili sia allo scrittore che al lettore. Adesso vedremo tra poco come mai e come poter sfruttare appunto i vantaggi di questi tropes narrativi, ma prima appunto di addentrarci sui tre che ho deciso di trattare oggi, volevo fare un piccolo cappello introduttivo e quindi volevo cercare di identificare quali fossero le differenze tra il trope narrativo e il cliché. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto qual è la distinzione. Innanzitutto il termine trope in inglese, il troppo narrativo, indica quello schema, quella struttura, quel tipo di personaggio, quel tipo di dinamica che ritornano, che sono uguali a se stesse, quindi ha dei confini ben definiti, ha una struttura, una cornice ben definita che poi di volta in volta potrà essere riempita in modo originale dalle caratteristiche del determinato tipo di storia. Ovviamente quindi andando ad utilizzare il trope si andranno ad utilizzare degli schemi narrativi noti e i cui esiti possono essere familiari per il lettore. La componente di originalità dovrà essere individuata nel tipo di storia, quindi nelle specifiche caratteristiche della storia trattata in quel particolare caso e non in altri. C'è da specificare che i tropes non sono solo del genere romance o di romanzi che hanno la componente romance, anche se vi dico già che il genere romance è quello che più usa i trope narrativi anche a scopo di marketing, però ovviamente esistono trope narrativi applicati a qualsiasi genere letterario, ad esempio della found family, quindi della famiglia che si viene a creare man mano, quindi non una famiglia di sangue ma una famiglia di persone che si trovano all'interno della narrazione, ciò che troviamo ad esempio in Sei di Corvi, questo solo per fare un esempio, però esistono appunto trope applicati un po' trasversalmente a tutti i tipi di genere. In particolare però il romance ne abusa, se così vogliamo dire, cioè tende ad etichettare molto le varie dinamiche narrative dei singoli sottogeneri narrativi del romance, proprio a fini spesso di marketing, quindi al fine di vendere l'opera a persone che sono interessate a quel particolare trope, quindi a quella particolare dinamica. Quindi andando a riassumere proprio in una definizione quella del trope narrativo, possiamo dire che sono schemi riconoscibili e ricorrenti
tanti noti a scrittori e lettori da riempire di significato e di contenuto originale di volta in volta in base alle caratteristiche della singola storia. Con il termine cliché invece si vanno ad indicare i cosiddetti stereotipi, quindi quelle figure, quegli schemi ricorrenti che però sono privi di una qualsiasi originalità e che anzi si limitano a ripercorrere e a reiterare delle dinamiche narrative prese magari da altre storie in modo pedissequo, senza andare ad inserire nulla di originale, nulla di caratteristico che rimandi a quella singola storia. Quindi entrambi partono dallo stesso presupposto, dallo stesso sostrato, ovvero schemi ricorrenti che hanno caratteristiche riconoscibili che poi possono essere sfruttate per indirizzare la trama in modo particolare. La differenza sta nell'originalità nel trattare il singolo argomento e la singola tematica. Il trope va a riempire infatti lo schema narrativo di contenuto proprio originale, il cliché si limita invece a ripercorrere dinamiche già viste, già sentite, che si limitano ad irritare il lettore perché appunto prevedibili e scontate. La domanda che potrebbe sorgere spontanea a questo punto è: perché utilizzare un trope narrativo, perché non essere completamente originali? I motivi ovviamente sono due. Il primo, perché giunti al 2024 è quasi impossibile essere completamente originali. Questi sono schemi ricorrenti, possono essere anche ricollegati ai cosiddetti topos letterari, quindi sono comunque degli schemi narrativi che esistono e che è impossibile evitare in un modo o nell'altro. Quindi il primo motivo per utilizzarli è sicuramente questo: è quasi impossibile evitarli. Quelli romantici potreste evitarli sopprimendo la componente romantica o essendo particolarmente originali nello sfruttare il particolare trope, tanto da non renderlo riconoscibile, però diciamo è molto difficile non rientrare nel cappello dell'uno o dell'altro trope narrativo. Il secondo motivo è perché possono essere molto utili sia per i lettori sia per voi scrittori, quindi possono essere molto utili per in particolare vendere il libro, che è un po' l'obiettivo di tutti, farsi leggere e vendere quindi anche il prodotto libro. Il trope narrativo infatti sempre più spesso, soprattutto come dicevo prima nel genere romance ma non solo, viene utilizzato a fini di marketing, quindi per marketizzare il determinato prodotto e per far capire in modo immediato e semplice al lettore se quel prodotto può fare o meno al caso suo. Questo accadeva anche in passato, ma avviene ancor più oggi in epoca contemporanea grazie all'avvento di TikTok. Spesso trovate su TikTok dei contenuti in cui si dice: se vi è piaciuto questo vi piacerà anche questo, oppure se vi piacciono questi trope narrativi vi piacerà sicuramente questo libro, in modo tale che il lettore sappia in modo immediato che se gli piace, non so, il trope dello slowborn love, quindi il trope relativo a questo amore che cresce piano piano all'interno della storia, quindi che non è immediato, che può essere ad esempio quello di Ron e Hermione o di Percy e Annabeth, quindi sa che se gli è piaciuta quella storia, se gli è piaciuta quella dinamica narrativa, potrà ritrovarla nella storia che stanno cercando di spingere, che stanno cercando di vendere. Quindi è molto utile per lo scrittore sapere quali sono questi elementi narrativi e spingere su questi elementi per far capire al pubblico se quel determinato prodotto, se quel determinato tipo di storia può offrire o meno al caso del lettore in questione. Come dicevo prima, i trope ovviamente sono per tutti i generi, in particolare però ecco, se scrivete romance per voi è fondamentale conoscere i vari tropes narrativi, perché i romance spesso e volentieri si vendono grazie a questa specifica caratteristica. Quindi spesso le lettrici più di frequente, ma in generale i lettori di romance, si basano molto sui tropes narrativi per cercare nuove storie, per divorare nuove storie, anche perché sono lettori molto voraci. Quindi diciamo, se siete scrittori di romance o se la vostra storia ha degli elementi romantici, potreste cercare di venderla anche in questo modo. Ma andiamo all'argomento del video, quindi quali sono i tre tropes che voglio trattare? Ho cercato di individuare tre tropes che spesso vengono scambiati come cliché e che spesso quindi danno fastidio al pubblico, proprio per cercare di farvi capire come non sempre in realtà questi sono effettivamente dei cliché. Quindi vi farò degli esempi, un esempio positivo e un esempio negativo, per farvi capire quando si tratta di un trope narrativo e quando invece si scade nel cliché. Partirei da quello un po' meno problematico, soprattutto per i lettori romance, anzi è un trope narrativo che piace molto ai lettori di romance, che è quello enemies to lovers, quindi quello che parte dai due protagonisti che all'inizio sono rivali,
possono essere veri e propri nemici, oppure semplicemente due persone che si stanno sui maroni e poi in realtà si innamorano. È molto abusato, è molto frequente, si usa molto nel romance fantasy, nel romantasy, ma si usa molto anche nella narrativa rosa in generale. Ad esempio anche in storie come After è una dinamica che si viene a creare, dove i due protagonisti, lei, ragazza acqua e sapone, lui tizio nerboruto pieno di tatuaggi, all'inizio pare che si stanno sul cavolo, invece poi alla fine si piacciono, si innamorano. Quindi è una dinamica molto ricorrente all'interno delle storie romantiche. Partirei dall'esempio brutto, quindi quando è che questo tipo di dinamica è un cliché. Ho cercato per l'esempio brutto di individuare una sola storia per tutti e tre i trope narrativi, perché secondo me ci sta, diciamo, adesso capirete. In particolare, infatti, voglio parlare di After. Io non ho letto il libro, ho letto solo l'estratto di Amazon, ho visto però il film, quindi farò un riferimento a quello, ma la storia, diciamo, più o meno è quella lì, quindi le dinamiche poi le conosco anche grazie al video sul libro di Melma di Ilenia Zodiaco, quindi so insomma di che cosa sto parlando. E comunque, diciamo, parlo di After, ma parlo anche di tutti i libri fotocopia che sono venuti prima e dopo di After, appunto, che sono tutti abbastanza simili per quanto riguarda le dinamiche, ed è proprio questo il problema. Come vi dicevo, in questo caso i due protagonisti sono due persone dai caratteri completamente diversi, che hanno delle passioni completamente differenti, almeno questo appare inizialmente, e sono persone che si stanno sul cavolo di fatto, cioè sembrano essere l'uno il contraltare dell'altra, sembrano irritarsi vicendevolmente e non fanno altro che battibeccare e discutere. Successivamente questa dinamica cambierà, scoppierà l'amore e i due si ritroveranno ad essere pappa e ciccia, detto proprio in soldoni. Ecco, perché è un cliché? Perché in questo caso vengono ripercorse delle dinamiche, come dicevo prima, completamente prive di originalità. Quindi abbiamo la ragazza acqua e sapone, abbiamo il ragazzo con i tatuaggi, il ragazzo ribelle, incazzoso, rissoso, che ha questo animo molto iracondo, che spesso, diciamo, ha dei comportamenti problematici, violenti contro oggetti o altre persone, il classico scimmione di questo tipo di narrazioni, e i due si cominciano a piacere così debotto senza senso, cioè non ci sono delle effettive evoluzioni in termini proprio di conoscenza dei personaggi, di sviluppo dei caratteri di personaggi, e spesso questo avvicinamento avviene anche grazie a delle forzature narrative che non hanno alcun senso per quella che è la caratterizzazione dei personaggi in sé. In particolare nel caso di After vediamo che la letteratura li accomuna, ma è poco credibile che un personaggio come Ardyn, quindi come il personaggio maschile, per come è stato caratterizzato, abbia quella passione, quella sensibilità che poi dimostrerà di avere, diciamo, nei dialoghi con Tessa, lasciamo perdere, però nelle intenzioni dei dialoghi con Tessa. Quindi ci sono poi delle forzature narrative per far arrivare la storia dove si vuole, che però non hanno senso con quelle che sono le basi settate dalla storia stessa. Vediamo adesso però quando questo enemies to lovers non rientra nel cappello dei cliché, ma è effettivamente solo un trope narrativo. L'esempio secondo me per eccellenza può essere quello di Nina e Mattias, o Mattias in base a come volete pronunciarlo, di Sei di Corvi di Bardugo. Questa dilogia secondo me è scritta molto bene, è una dilogia character driven, dove tra i vari tropes narrativi, anche non a tema romance, abbiamo quello proprio della found family, con appunto i corvi che formano questa famiglia di trovatelli, di scappati di casa, se vogliamo, di ladri, di fuori legge in qualche modo. E nel gruppo sono presenti appunto Nina e Mattias, che sono sui fronti opposti di una guerra ideologica, se vogliamo. Da una parte abbiamo Nina, che è una griscia, quindi una strega in termini più comuni, dall'altra abbiamo Mattias, che è un druschelle, un cacciatore di streghe, quindi una persona che ha un'impronta ideologica molto forte, molto estremista, un'impronta difficile da sradicare perché parte proprio della sua personalità, della sua formazione e del suo sistema di valori. L'incontro tra i due rimescolerà
cambierà le convinzioni di entrambi, soprattutto di Mattias, e li porterà quindi poi man mano ad innamorarsi. Mattias troverà in Nina tutto ciò che non pensava potesse esserci in una Grisha, e questo ovviamente rimescolerà tutte le sue convinzioni. Ecco, il background dei personaggi, la caratterizzazione dei personaggi e i conflitti che vanno ad essere sviscerati man mano nei due libri, Sei di Corvi e Il Regno Corrotto, portano ad una redenzione di Mattias e portano i due ad innamorarsi, quindi a diventare da nemici a innamorati, appunto. In questo caso il trope narrativo è solo questo, è un trope, quindi viene preso il trope dell'enemies to lovers, ma poi viene riempito di significato grazie proprio alle caratteristiche della storia in sé, caratteristiche che derivano dalla mitologia della storia, quindi da come è conformata Ravka e Caterdam, il sistema dei valori di Fjerd, di Druskelle, prende l'avvio da quelli che sono i personaggi, quindi le varie caratterizzazioni dei personaggi, il sistema dei valori dei personaggi, come reagiscono a determinate situazioni e così via, quindi viene riempita di significato, viene riempita di valore proprio, e per questo smette di essere un cliché, ma è semplicemente una sovrastruttura narrativa che assume delle tinte peculiari per quel tipo di storia. Intanto io mi scuso perché nel frattempo è calata la notte, quindi sicuramente avrete notato un cambio di luci, ma sono sempre qui, sono sempre io. Andando avanti con un altro trope narrativo, questo sicuramente più invasivo, più fastidioso per il lettore medio, questo come il prossimo. In particolare stiamo parlando dell'Instalove. L'Instalove è quel trope narrativo che fa riferimento, e che spesso, devo dire, diventa un cliché, che fa riferimento all'innamoramento a prima vista, quindi i due si incontrano e già si amano, già si piacciono. In realtà questo tipo di trope narrativo spesso viene confuso, secondo me viene mal interpretato, perché spesso, soprattutto quando il target è uno young adult e quando i protagonisti sono soprattutto degli adolescenti, si tende ad avere un'intesa immediata, una chimica immediata tra i due protagonisti, e questo spesso viene scambiato per Instalove, ma in realtà io li chiamerei solo ormoni, ecco. Quindi, giusto per capirci, l'Instalove fa riferimento a quel trope narrativo dove i due protagonisti si incontrano e già si piacciono. Non necessariamente se lo dicono già, anzi spesso e volentieri c'è quest'altra dinamica molto abusata, molto ricorrente, in cui i due fanno finta di odiarsi, e in questo caso si crea quel mix un po' pruriginoso, e in particolare il riferimento negativo è sempre After. Abbiamo detto After, abbiamo un enemies to lovers, perché i due protagonisti all'inizio non si sopportano e poi invece sono innamorati. In realtà sembra che facciano quasi finta di non sopportarsi, soprattutto Tessa, che sembra già invaghita di Ardyn, nonostante lo trovi irritante, lo trovi sconcio perché ha i tatuaggi. Quindi possiamo dire che anche qui c'è l'Instalove, anche se, ve lo dico già, secondo me anche in questo caso si parla di ormone impazzito, però in generale in tutti quei libri, in tutti quei film trash simili After, possiamo riscontrare questa dinamica dell'innamoramento immediato, che però è camuffato da una repulsione finta, se vogliamo, cioè da un no, non lo sopporto, ma in realtà mi piace. Ci sono però degli esempi positivi anche per quanto riguarda l'Instalove, nonostante sia appunto un trope che non piace molto e che spesso dà fastidio al lettore, però ci sono dei casi in cui può essere giustificato a livello narrativo, può essere un trope interessante da indagare. È il caso della Chimera di Praga di Lini Taylor, un libro, il primo libro di una trilogia. In questo caso ne vediamo l'innamoramento di Akiva e Karu immediato, e lì per lì il lettore può sentirsi frustrato da questa cosa, perché può pensare che si ricada di nuovo nello stereotipo dell'innamoramento a prima vista. In realtà, non voglio fare spoiler, però c'è una giustificazione narrativa per questo innamoramento immediato. I due infatti hanno un background comune, senza scendere troppo nello specifico, i due, diciamo, non si sono conosciuti in quell'occasione, ma si conoscevano già su altre forme, per altre forme, per altre motivazioni, diciamo. Poi leggerete, se sarete interessati,
il testo, quindi capirete di che cosa sto parlando, o se lo conoscete già capite a che cosa sto facendo riferimento. Comunque hanno un background comune, quindi c'è un motivo per cui già, tra virgolette, si amano nonostante si siano conosciuti da poco. Questo è un esempio su come rendere l'Instalove giustificato a livello narrativo e quindi riempirlo ancora una volta di significato, di originalità per quanto riguarda quella specifica situazione che ancora una volta è formata dalla mitologia, quindi da come è strutturato il mondo, da come funziona, da che regole ha quel mondo e ovviamente anche da quello che hanno vissuto i personaggi e da come reagiscono in base ai loro caratteri i personaggi stessi alle varie situazioni. Ultimo trope narrativo e sicuramente quello più abusato di tutti e che più spesso si trasforma in un cliché è il triangolo scemo. Il triangolo amoroso è un elemento onnipresente nei romance e anche spesso e volentieri in narrazioni di altro tipo che hanno la componente romantica, e spesso è facile sbagliarlo, spesso è facile ricadere in delle dinamiche sterili, in delle dinamiche da cliché. Ancora una volta l'esempio negativo è After, dove abbiamo questo triangolo tra Ardyn, Tessa e non mi ricordo come si chiama il precedente fidanzato di Tessa, il ragazzo con cui è all'inizio della storia, ma come After ci sono tantissime altre storie anche qui sulla falsariga dello stesso After che ripropongono questa tematica, dove c'è il terzo incomodo di fatto che è solo un pretesto narrativo iniziale per tenere distanti almeno nella prima parte di storia i due protagonisti che poi inevitabilmente si innamoreranno. Quindi non c'è nessuna caratterizzazione del terzo lato del triangolo, non c'è nessun approfondimento del rapporto tra la protagonista e questa persona, cioè non c'è un motivo per cui questi due stiano insieme. Nello specifico in questo caso Tessa e il suo fidanzato non hanno rapporti, non interagiscono in modo positivo, non hanno interessi comuni, non c'è un motivo che sia uno perché stiano insieme. Lui è un fantasma, è un cartonato, è sottile come la carta velina a livello proprio di caratterizzazione del personaggio e è solo funzionale a creare un mini ostacolo tra la protagonista e quello che poi effettivamente sarà l'interesse amoroso. In questo caso possiamo parlare sicuramente di cliché. Per l'esempio negativo invece ci sarà utile un'altra storia di Leigh Bardugo, in questo caso facciamo riferimento a Tenebre e Ossa, il primo libro della Grisha Trilogy che poi è stato adattato anche nella serie TV Netflix. In questo caso abbiamo un triangolo amoroso che è quello tra Malalina e il Darkling, ma è un triangolo amoroso che è pieno di significato perché in realtà abbiamo Alina che è innamorata di Mal da sempre, abbiamo Mal che ancora non si è reso conto dei sentimenti che ha per Alina, o meglio sa di provare un grande affetto per lei come amica ma non ha capito che questi sentimenti nel tempo sono evoluti in sentimenti romantici, e poi abbiamo il Darkling che ha un motivo per essere interessato ad Alina, è un motivo di potere, legato al potere di entrambi e legato al potenziale che il potere di entrambi potrebbe dare al suo ruolo a livello politico. E poi abbiamo Alina che rimane affascinata dal Darkling sia per questa connessione di poteri che hanno, ma anche per il fatto che si sente allontanata da Mal, si sente meno compresa da Mal e soprattutto viene irretita dal gioco psicologico del Darkling che cerca in tutti i modi di infilarsi non solo nelle sue mutande ma soprattutto nella sua testa. Quindi diciamo c'è questa manipolazione in atto che rende estremamente credibile il triangolo per quelle che sono le caratteristiche specifiche della storia ancora una volta. Quindi come avrete capito ho cercato di farvi degli esempi sia positivi che negativi per quanto riguarda tutti e tre i trope narrativi. Come avrete capito non c'è un trope sbagliato a prescindere, non c'è un trope che diventa automaticamente cliché narrativo. Ovviamente per essere un cliché questo dovrà non avere delle caratteristiche di originalità, non dovrà avere delle caratteristiche proprie, non dovrà avere un collegamento fitto a tutte quelle che sono le dinamiche della storia, non solo le dinamiche interne al triangolo ad esempio, ma proprio le dinamiche inserite nel contesto mitologico e narrativo della storia. Se invece questi legami ci sono, se ci sono delle giustificazioni narrative per quello che i personaggi fanno, per quello che i personaggi decidono di compiere all'interno della storia, allora il trope è solo tale e smette di essere un cliché. Banalmente anche ad esempio nel caso di Twilight
twilight, il triangolo, ha un suo senso di esistere, nonostante a volte si possa parlare in questo caso di cliché. Se andiamo ad indagare nello specifico la narrazione, la storia, le motivazioni dei personaggi, soprattutto le motivazioni di Bella per quanto riguarda l'attaccamento ai due lati maschili, sicuramente ritroviamo una coerenza narrativa, per quanto non particolarmente originale, però secondo me anche in questo caso non si può parlare nello specifico di cliché, ma appunto solo di un trope utilizzato in un determinato modo. Tra l'altro la questione del triangolo spesso viene utilizzata con donna indecisa tra due uomini. Un altro modo per poter rendere un po' più frizzante il tutto potrebbe essere ribaltare un po' la situazione. Bene ragazzi, io penso di avervi dato qualche spunto interessante. Fatemi sapere se anche voi avete degli esempi, ad esempio di altri trope narrativi, soprattutto a tema romance, che vi piacciono o che odiate, che non potete tollerare nelle storie. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Io vi leggo sempre quando posso, vi rispondo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per via al prossimo video e